Scelte le tavole dello spessore che ci interessano e della larghezza che ci interessa, iniziamo a effettuare i tagli a 45 gradi per creare la nostra cornice. E per farlo utilizzeremo la guida che vi ho mostrato nel precedente video. Guida che ho modificato in quanto ho centrato la parte di appoggio del taglio che prima si trovava in questo punto, l'ho messa più al centro per renderla più agevole, e in più ho utilizzato un triangolo come appoggio nella parte opposta della sega circolare. Questi sono i quattro lati che abbiamo ottenuto tagliando a 45 gradi e, come potete vedere, sono perfettamente perpendicolari l'uno all'altro e quindi in squadra. Quello che adesso dobbiamo fare è con una fresatrice andare a creare la sede in cui il quadro andrà ad alloggiare e quindi andare a rimuovere una parte di bordo lungo tutto il perimetro. Le dimensioni di questa cornice sono esattamente 1 cm in meno rispetto alla larghezza e alla lunghezza del quadro e, facendo questo lavoro con la fresatrice, potremo alloggiare il quadro all'interno. Questi sono i quattro lati dopo la fresatura. Per la parte interna, quindi per la sede del quadro, ho utilizzato una punta di fresatrice piatta di questo tipo qui. Una classica fresa per solchi. Ho preferito fresarli prima di unirli al fine di avere un angolo retto in questa zona. In caso contrario, poiché la punta della fresa è curva, avrei avuto una curva in questa parte che avrei dovuto rifinire con uno scalpello. Ho poi utilizzato una fresa, ho scelto di questa forma perché mi piaceva un po' di più, con cuscinetto, per andare a dare un bordo sul perimetro esterno della cornice. A questo punto, finito la parte di fresatura, iniziamo ad utilizzare la nostra dima per spinature. Da un tondino da 8 ho ricavato 8 spine, in quanto ho intenzione di metterne 2 per lato, come rinforzo alla colla e come per permettere un maggiore allineamento. Quindi nell'angolo qui, utilizzando la parte metallica del righello come appoggio, andrò a tracciare 2 linee che risulteranno essere a 45 e a 45 gradi. Queste saranno le linee di riferimento che utilizzeremo con la nostra dima. Quindi andremo a prendere la nostra dima settata per uno spessore da 18 mm come mostrato nel precedente video. Andremo quindi ad allineare la linea di riferimento fatta sulla tavola con la linea riportata sulla dima e a forare. Lo stesso per le altre 3 linee. Quindi ci allineiamo, foriamo. Una volta realizzati i 4 fori, basterà quindi andare a posizionare le nostre spine. Posizionare la colla. E andare a chiudere. Questo è il nostro primo lato una volta che abbiamo posizionato le spine e la colla. Lasceremo che la colla asciughi, man mano continueremo su tutti e 4 i lati. Mentre la colla asciuga, vorrei rispondere alla domanda posta da Giuseppe nell'altro video. Come andare a posizionare questo particolare, facendo finta che sia una mensola, su un piano, quindi in questa posizione, utilizzando questo attrezzo. Per quanto riguarda i fori effettuati lungo quella che dovrebbe essere poi la mensola, il discorso è uguale a quello già visto. La mensola o in particolare viene segnata la posizione in cui andare a riportare i 2 fori. Le 2 linee vengono allineate e quindi forato. Per quanto riguarda il piano,
di appoggio, quindi nel caso in cui volessimo ottenere questo tipo di giunzione, una volta disegnata l'altezza in cui vogliamo andare a posizionare l'ipotetica mensola e a riportare queste linee lungo il piano, dall'incrocio di questi due punti indicherebbe i punti dove andare a forare. L'utilizzo di questa attrezzo a questo punto, tolta questa parte, poiché le linee portate da questo lato di qua sono riportate anche da questa parte, potremmo utilizzare queste linee come punto di centraggio e quindi andare a cercare il centro all'interno del foro e quindi forare. Quello che vedete qua sono i due fori che abbiamo ottenuto utilizzando la nostra diga. A questo punto basterà inserire le due spine in questo modo e quindi andarla a posizionare sul nostro piano. Questa è la giunzione che abbiamo ottenuto. Spero di aver risposto alla domanda di Giuseppe. A questo punto la nostra cornice è finita. Si vedono ancora i segni lasciati nelle zone in cui ho applicato le spine. Non resta a questo punto andare a fare un primo passaggio con la levigatrice. A questo punto con la levigatrice rotorbitante potremmo andare a rimuovere quelli che sono gli eccessi di colla e effettuare una prima levigatura, lasciando quello che è il naturale effetto di usura del tempo del legno del pallet. Oppure decidere di utilizzare dei dischi di filigrana sempre maggiore, in questo caso partire da un 80 di filigrana per passare a un 120 e a un 180 e poi rifinire con della carta vetrata da 250, che è l'opzione che ho deciso invece di effettuare io, e quindi andare a levigare tutta la cornice. Quello che si vede è l'effetto dopo la levigatura. Come vedete sono evidenti dei segni, quali fori o spaccature del legno o altri esempi di lesione che il legno ha subito naturalmente, in quanto era comunque un pallet, ma che ho preferito di non stuccare e di lasciare, in quanto nel complesso danno comunque un effetto shabby alla cornice. A questo punto con dell'olio di cotto o dell'olio di lino andò a passare uno strato protettivo su entrambi i lati della cornice. Questo che vedete è il lavoro finito, è solo una stampa, ma la cornice fatta in questo modo, con l'effetto shabby che ha, dà un bel effetto. Spero che il lavoro vi sia piaciuto e nel caso vi iscriviate al canale e mettete un like. Nel caso in cui abbiate delle richieste o delle curiosità, proverò a darvi una risposta o a cercare di darvi una mano nel trovare la risposta. A presto!